Signori, bentornati in un nuovo episodio di Resident Evil 3 Remake. Nell'ultimo episodio abbiamo finito tutta l'area della città, abbiamo attivato la sottostazione, abbiamo fatto partire il treno e adesso Jill ha deciso di abbandonare per il momento Carlos, o almeno di allontanarsi dalla UBC, come cazzo si chiamano, e siamo nelle fogne. Il Nemesis comunque ci sta dietro e noi siamo con poche medicine, comunque vogliamo risparmiare, i colpi ci sono, quindi non facciamoci problemi a sparare e andiamo avanti. Abbiamo pure la mappa delle fogne, quindi possiamo vedere anche tutta l'aria che c'è. Guarda qua dietro, no, ma c'è il borsello da questo lato. Dove cazzo è? Non ce l'abbiamo noi quest'area però. Dove cazzo si entra? Devo vedere di entrare lì. Porca puttana, quella lì mi serve. Cos'è stato? Non lo so e non lo voglio sapere. Qua c'è una porta. Sicurezza aumentata nelle fogne. Cazzo, è stato avvistato del personale non autorizzato nelle zone di controllo della struttura. Di conseguenza stiamo sostituendo le vecchie serrature con quelle elettroniche. Madonna. Necessitano di speciali batterie, quindi dobbiamo trovare una batteria per poter... La porta è chiusa, ha bisogno di correnti per aprirsi. Cazzo. Va bene, quindi di qui non si passa per adesso. C'è questa zona qua. Madonna, siamo nella merda. Brava. Toccherà bruciare questi vestiti. Brava, ma proprio bruciare. Oh, qua si sale. Però qua mi dice che c'è qualcosa da qualche parte. No, no, ma perché mi indica una pistola? Ah, era una granata, vaffanculo. Ah, forse è l'indicatore arma. Ok, ok, abbiamo una granata. Ah, qua le possiamo equipaggiare così, ok. Preferivo con spazio, onestamente, alla Resident Evil 2. Qua c'è un'altra porta con la serratura elettronica. Merda, e questa è chiusa. Penso dall'altro lato quando non mi dice nulla. Quindi dobbiamo andare avanti sotto. Quindi qua c'è una porta chiusa e una porta con la serratura elettronica. Dietro di noi abbiamo lasciato una porta con la serratura elettronica. Ma penso è una shortcut, perché comunque da qui non possiamo più risalire, quindi si risale penso da lì. Allora, di qua c'è un bivio. Possiamo andare da questo lato, perché vedo che si finisce in un ufficio. Magari troviamo roba inter... Ma che cazzo? Ma raga, ma state... No, ma dai, ma che cazzo devo fare? Ma raga, ma è OP sto gioco, dai, ma che cazzo è? Minchia, che truffa, guarda. Porca puttana. Allora, raga, siamo dove eravamo prima. Il problema è capire che cazzo possiamo fare. O dobbiamo andare piano, oppure io scappo. Scappo sulla scala. Dai. Ma dobbiamo, mi sa, ucciderle. Posso provare a tirarle una granata. Ma che cazzo è, raga, ma qua siamo fuori. Non si è fatto un cazzo. È morto. Questo che cazzo è? Ah, ok, li dobbiamo sparare in bocca. Ok. Quindi la granata l'abbiamo sprecata. Madonna, a saperle prima ste robe. Ok, qui c'è una piccola scaletta e si va in ufficio. Ma comunque che cazzo era sta roba? Boh. Ok, siamo in questo ufficio. Ah, è una save room. Esplosivo B. Cos'è? Combinalo con l'esplosivo A per creare munizioni incendiarie. Con l'esplosivo B per munizioni acide. Ah, ma sarà tipo delle munizioni per lanciagranate. Diario di una ricerca della ricerca di un assistente. 4 marzo, temperature dell'acqua a 18 gradi. Gamma sono usciti dalla vasca per la prima volta. Movimenti lenti, basso potenziale di combattimento. 18 aprile, temperatura dell'acqua a 20 gradi. Somministrati ormoni medicinali aggiuntivi. Registro di un unico esemplare con il potenziale di combattimento significativamente migliorato. L'esemplare è in grado di muoversi rapidamente e di fagocitare il bersaglio per intero. Ma e sono quelli lì che abbiamo incontrati. La Umbrella ha ufficialmente interrotto le ricerche sui Gamma. Siamo riusciti a inviare qualche esemplare con alto potenziale di combattimento prima che il laboratorio venisse smantellato. Dottor Logan Charles è intenzionato più che mai a perfezionare la serie dei Gamma, certo. Sono passate 2 settimane dal trasferimento nelle fogne e l'aumento della temperatura ha portato alla diminuzione del livello di qualità dell'acqua, ma tutti gli esemplari sembrano essere in buone condizioni nonostante tutto. I Gamma hanno memorizzato rapidamente l'area nel giro di 2 giorni e hanno iniziato ad esplorare per intero le fogne di Raccoon City. Cioè la gente beveva comunque acqua contaminata, l'infezione è partita dall'acqua. Questo è un chiaro segno, chi è stato morso e chi si è infettato dall'acqua, con tutte ste bestie qua nelle fogne dove comunque gira tutto il servizio.
servizio, no? Dell'acqua di Raccoon City allo stesso tempo. Guarda che c'è qua. Il Gun Shop Kendo vi ringrazia dell'acquisto. Il prodotto è stato modificato dal nostro negozio. Le vendite di munizioni vi invitiamo a scegliere più adatte. Ma che cos'è? Ah, qua ti spiega come fare. Mine di prossimità possono essere costruite artigianalmente. Sono efficaci contro i gamma. E qua un'altra nota che ci aiuta. Quindi le mine di prossimità. Io sono un uomo felice. Ma per adesso lo possiamo. Porca puttana, raga, abbiamo trovato un cazzo di lanciagranate. Però abbiamo visto che si aprono la bocca e li spariamo in bocca. Anche il pompa ha il suo perché. Non ci resta che andare in questo bivio che ci collega al laboratorio. Quindi anche qui la Umbrella rompeva il cazzo. Eccolo qua il nostro amico Freaky. Vai buon uomo, apri la bocca. Ecco. Fanculo. Oddio, ma allora la granata abbiamo fatto bene. Gli ha fatto un mare di male. 5 colpi di fucile a pompa per uccidere un gamma. Teniamolo a mente. 5 colpi di fucile a pompa. Ne varrà la pena, dato che il pompa lo usiamo contro gli zombie? Anche qui, secondo me, era meglio usare il lanciagranate. Come non voglio sprecare i 5 colpi pompa, io mi prendo il lanciagranate. Per vedere se conviene sprecare. Perché tanto il lanciagranate non lo vai a usare con uno zombie. Lo vai a usare con un bestione così. Quindi mi auguro che sia la scelta migliore. Vieni qua, figlio di puttana. Pesce malcresciuto. Muore. Un colpo. Quindi conviene il lanciagranate. Un colpo di lanciagranate ci assicura un gamma fuori dai coglioni. 5 colpi pompa. Preferisco ucciderci 5 zombie. Scusa. Vedete, questo è il bello di un survival horror. Fare questi piccoli calcoli e capire veramente cosa vale la pena usare e cosa no. Guarda lì, vai a cagare. Mamma mia, guarda che schifo. Che appena li fai diventano tutti. Oh, munizioni. Altri 2 colpi incendiari. Questo significa altri 2 probabili gamma a terra. Guarda come ricarica velocemente. Manco su Warzone sono così veloci le ricariche. Qua c'è qualcos'altro, mi dice. Da qualche parte qua. Qua c'è un piccolo passaggino. Ah, eccolo qua. Cos'è? Polvere da sparo, stragradita, colpi pompa, non ti alzare figlio di puttana. Note operaio delle fogne. È successo ancora, stavolta hanno preso Kane, ho visto tutta la scena, schifo, l'hanno inculato da terra. Quando Bill era sparito 2 settimane fa ho avvisato la polizia, ma mi dissero che forse era semplicemente fuggito dalla città. Ho provato a fargli capire che Bill era un coglione, non avrebbe mai fatto una cosa del genere, non con un figlio in arrivo poi, ma non hanno voluto ascoltarmi. Bastarde, rane succhia cazzi, mangia merda. Continuano a nascondersi e a fuggire usando i condotti di scarico. Gli sbirri non vengono neanche per il cazzo. Il dipartimento delle fognature si fa i cazzi suoi. E vabbè, qua mischino, era un semplice operaio. Si è ritrovato qua a Godzilla a cularlo male. Perfetto, noi siamo sporchi di merda. Non vorrei essere accanto a Jill. In questo momento ci facciamo una bella doccia. Aspettate. Ah, perfetto. Una bella doccia di merda. Aiuta sempre quanto riguarda l'igiene. Allora, di qui dovremmo essere più o meno al sicuro. Qua siamo quindi nel laboratorio. Cosa ci sarà qua? E in tutto questo non abbiamo subito danni. Ah, la batteria! Minchia, 2 slot? Sti cazzi. Non bene, perché adesso siamo full. Polvere da sparo, adesso dove me la metto? Su per il culo. Qua possiamo aprire col grimaldello. Dobbiamo ritornare qua, madonna. Esplosivo A. Vedi, possiamo pure combinare un paio di colpi. Lettera d'amore. Tesori miei, sono già passati 3 mesi da quando siamo andati via insieme. Ricordo ancora il giorno in cui siete nati e ho capito che la mia vita andava sempre in più in nell'oblio della merda. Quando ho udito le vostre piccole voci ho avuto un fremito di orgoglio. I vostri adorabili corpicini dotati di un'incredibile forza distruttiva, per non parlare della vostra voracità, del vostro insaziabile appetito. Voi siete l'apice della serie Hunter. Ma di che cazzo sta parlando? Eppure mi hanno ordinato di eliminarvi. A quanto pare non vi ritengono adatti per essere usati. Ah, ma parla dei gamma. Penso di esperimenti. La vostra mancanza di resistenza all'elevato calore. Quindi ok, siccome non resistevano molto al calore, non erano degli ibridi belli. Del fatto che la vostra delicata bocca è vulnerabile quando è aperta. È solo... Ah, quindi questi qui sono stati abbandonati. Questi qui nelle fogne. Comunque qua c'è un bar di roba da prendere. C'è la polvere da sparo grande. Polvere da sparo. Esplosivo A.
Qua c'è pure il coso della batteria. Dobbiamo tornare indietro, ma dobbiamo qua ritornarci obbligatoriamente. Quindi ci serve una save room per adesso. Io mi sa che è arrivato il momento, secondo me, di posare il coltello. Ma seriamente, qua c'è una scala, mi dice. Ma veramente, non l'ho vista? Ah, non è qui, è dall'altra parte. Io non lo so, o poso la pistola, dato che qua... No, raga. Porca puttana. Abbiamo due colpi. Questo significa due gamma che possiamo uccidere. Noi dobbiamo andare immediatamente in ufficio, che è una save room. Però se ne esce un altro, non so se doveva spawnare o meno. A e B, cos'è che facevamo? Spero i colpi incendiari. Eccola, allora A e B fa incendiarie. Perfetto. Ho trovato la nota che lo diceva. A e B incendiario. Qua posso combinare questi e intanto li posiamo. Quanti colpi abbiamo? Abbiamo 14 colpi del pompa di scorta. E questa polvere da sparo, con due possiamo sicuramente farci dei colpi. L'altra per adesso la lasciamo. E di medicine, vabbè, siamo a posto. Per adesso poserei il... Ma sai che se ti dico? Io per adesso poserei proprio la pistola. Proprio detta così. Perché... è proprio quella che per adesso ci serve meno. Ok, raga, abbiamo posato la pistola. Ci siamo un po' liberati lo spazio. Ho fatto un paio di colpi. Ok, adesso che siamo liberi, possiamo proseguire per bene. Quindi di qui è dove poi dovremmo andare. Ma noi ritorniamo un attimo al laboratorio, perché abbiamo lasciato roba che non possiamo permetterci di lasciare. E le munizioni incendiarie adesso per il lanciagranate io le farei, perché almeno perché abbiamo un solo colpo. Non si sa mai, ne escono due di fila, la prendo in culo. Quindi due colpi sempre meglio averli. Male che vada, vabbè, cinque colpi pompa, però vorrei evitare. Allora, quindi qua dimenticavamo polvere da sparo grande, che ci fa fare i colpi pompa, che faremo sicuramente. Esplosivo A, questo qui poi lo combiniamo. Polvere da sparo. E c'è un'altra roba, una pianta verde che non avevo visto. Bene, 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 molto bene. Qua è tutto safe. Qua c'era un mare di roba. Io non so se questo gioco semplicemente ce lo stiamo giocando bene o ci stanno facendo trovare tante risorse perché dobbiamo affrontare qualcosa di grosso. Perché secondo me, se fanno trovare il lanciagranate, qualcosa c'è. Solo che per adesso non sono in una save room. E quindi l'unica cosa che spero e di non farmi pentire. Ecco. Ok, leviamocelo dal cazzo. Tanto noi in tutto questo non ci siamo curati, semplicemente non ci siamo fatti colpire. Guarda lì come esploso nella merda. Siamo senza colpi lanciagranate. Se troviamo una save room, facciamo i colpi, altrimenti lo possiamo. Qui dovremmo poter mettere la batteria. Perfetto, e non la possiamo riprendere. Questo significa che non è... Ah no, sì, la possiamo riprendere. Ma se la tolgo si chiude? Allora, vediamo qua cosa c'è. No, male, male. Qui c'è la batteria. Male, male. Di qua, ok, questa è una shortcut. Mi apro il passaggio per l'altro lato. Con calma, con calma. Aprendomi il passaggio da quest'altro lato, noi abbiamo fatto bingo, perché qua c'era la porta con la batteria. Il problema è quel bastardo lì. Dovremmo ritornare a una save room che abbiamo qua. Facciamoci i colpi e eliminiamo quel bastardo. Così possiamo fare le cose con calma. Perfetto. Ok. Adesso direi che siamo sistemati abbastanza bene. Abbiamo fatto... Mamma mia, a me piace un sacco Resident Evil. Perché quando te la giochi bene, raga, vedi meno problemi. Tutto si ricollega. È un puzzle sto gioco. Ok, ci siamo ricollegati qui. Qua c'era il bastardo. Madonna. L'ho preso? Perfetto. Mamma mia, un colpo di lanciagranate per lui è OP. Perfetto, qua ci vuole la batteria. Dobbiamo metterla qua. Il problema adesso qual è? Ah, ho capito. Io di qui posso sbloccarmi la serratura per passare dall'altro lato. Così facendo, che cosa faccio? Bloccandomi l'altro lato, io di qui posso uscire e posso prendere la batteria. Vedete? La porta giustamente si richiude, ma noi abbiamo aperto questo passaggio qui. Adesso qua possiamo sia metterla là sotto, che serviva, e penso che da dove dobbiamo andarcene, ma qua serve anche. E qua siamo nella stanza delle guardie.
E abbiamo visto che qua c'è il borsello. Ecco come se ci arrivava. Oh, altri due slot, che schifo, non fanno mai. Esplosivo A, speriamo che troviamo pure il B. Polvere da sparo. E qua non c'è più nulla. E non c'è più nulla. Quindi possiamo chiudere questa porta, prendere di nuovo la batteria. Perfetto. Penso che meglio di così non potevamo giocarcela, perché comunque il problema che sto avendo non sono i colpi ma le medicine, quindi provo a non farmi colpire il meno possibile. Se il rischio è troppo alto sparo. Mamma mia. E qua proseguiamo. Dove stracazzo siamo? Andiamo di pompa. Carlos, mi senti ora? Jill. Oh, grazie al cielo. Stai bene? Sì, sono viva. L'ho seminato. Bene, il treno è pronto a partire. Ce ne andiamo non appena torni qui. Attenzione. Vai, vai, a cazzo. Oddio, guarda come mi ha preso. Che cazzo faccio? Mamma mia, il Nemesis. Ma cos'è? Il lanciafiamme. Sono morto. Vai a cagare, zombie di merda. Chiudi, 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 giri. Mamma mia, ma questo è proprio bastardo. Non possiamo fare altro. Sa usare le armi, infatti. C'è una save room. Ah, posto. Abbiamo un attimo di pace. Qua c'è qualcosa da prendere. Non so dove, ma c'è. Cos'è? Esplosivo A. Ma noi quali avevamo? Sempre là? Una pianta verde. Ma basta, tutte piante verdi, raga. Non so se combinare la doppia pianta verde per fare il coso. Sì, noi abbiamo due A. Ci serve il B. Madonna. Dobbiamo proseguire. Salvataggio. Usciamo da qui e saliamo subito per le scale. Mamma mia, con questo Nemesis sempre alle spalle è più ansiogeno. Allora, ci sono un mare di zombie. Posso evitarli volendo. Almeno questi due, questo no. No. Ma qua sta bruciando tutto. Dove cazzo vado? Continuo a salire. Sta bruciando tutto l'edificio. Aspetta un attimo. Qua è tutto libero. Vai, 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 vai. Faccio da ponte. Quindi dietro non si va? No, è bloccato. Qua è, non c'è nulla. Vai, 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 vai. Mamma mia, hai rotto i coglioni però. Ma non poco, raga, eh? Ha rotto proprio il cazzo questo. Ma quanto è alto sta parte? Oddio. Vai. Vai cazzo, vai cazzo, vai cazzo. Vai cazzo. Meno male che salti. Ti immagini in un passaggio chiuso, raga. La merda. Vai Jill. Madonna. Vai cazzo, vai cazzo, vai cazzo. E qua la vedo male comunque, perché come cazzo esco da questo edificio? Qua se non mi vengono a prendere con un elicottero siamo morti. Dai Jill, non ora. Sali, sali, sali ancora più in alto. Sì, ma dove cazzo stiamo andando? A meno che lo buttiamo. Attenzione che qua c'è una save room della vita. Ho sbagliato, che brutto. Sto facendo un mare di salvataggi inutili e non si possono eliminare. Non mi piace il fatto che sia disordinato. Ok, ci siamo. Mamma mia, che cazzo è Godzilla? Che cazzo è Superman? Ma come fatti sotto? Ma che cazzo stai dicendo? Allora, non so come, ma penso debba sparare io al coso incendiario che lui ha. Direi che non si fa un cazzo. Pensa, ci sono degli oggetti. Devo sfruttarli. Generatore. Pianta rossa. Pianta verde. Munizioni esplosive. Qualcosa mi fa pensare che devo ucciderlo. Ma io posso fare così? No, devo sprecare quelle incendiarie che ho. Ok, mettiamo quelle esplosive. Ma io vado di lanciagranate, penso sia il metodo, no? Ma esplode, no? Madonna! Cazzo è, non ti fai un cazzo! Come ti permetti? Come ti permetti a schivare i colpi che ho solo quelli? Tanto qua facciamo un medicinale. Questa la mettiamo così. Abbiamo solo il pompa. Quindi o muore o muore. Ma il generatore elettrico. L'ho capito che devo... Sì, sì, sì. Aspetta un attimo, prima che mi uccidi, io mi curo. Dai!
Sì, pensa a ricaricare. Posso disparare. Ok. Eh sì, ma ora... E ora che ho distrutto la tanica, che cazzo faccio però? Jill, siamo nella merda. Jill, ma c'è ancora roba qua. Non saprei cosa cazzo fare, raga. Mamma mia, idea della vita. Devo combatterlo, basta. Dai. Ma sì, ma vai a cagare, schiva i colpi. Oddio. Ma che cazzo mi stai dicendo, raga? Ma che cazzo mi stai dicendo? Dai, Nemesis di merda. È morto? Non ho preso i colpi della pistola. Minchia, però abbiamo sprecato un mare di colpi, cioè. Vabbè, dai, era un boss, ci sta. Ma quindi è morto il Nemesis? Oh... Ce l'abbiamo dal caso, anche se ho i miei dubbi comunque. Dai, Jill. Quadratura culo. Ho i miei dubbi, se è come il dottor Birkin di Resident Evil 2. Mamma mia, però tutto è bene. Ciò che finisce bene, no? Quindi, GG, siamo caduti da 20.000 miliardi di piani, ma siamo vivi. Carlos, sono Jill. Mi ricevi? Forte e chiaro. Tutto ok? Sì, quel bastardo è morto. Bene, se lo merita. Ma come ti è venuto in mente di fargli da esca? Volevi farti ammazzare? Non iniziare. Ho fatto quello che dovevo. Lo so. Grazie. Il treno è pronto a partire. A presto. Ho capito. Allora, torna alla stazione. C'è un mare di roba, non posso tornare più. Ma va a cagare. Andiamo avanti. Non abbiamo più la pistola. Guarda qua. Stiamo trasportando lo Spencer Memorial. La volante che ancora... Ma guarda dove siamo. Qui è dove... Questa è la centrale di polizia. Il garage, raga. Ma è fantastica sta roba. Qui è dove usciamo con Leon e Ada. Guarda, fatto tra l'altro pure... Ma è bellissima sta roba. No, queste cose mi piacciono un sacco a me. Cos'è? Polvere da sparo, qualità alta. Bello, bello. E qua quindi c'è il negozio di armi. Infatti, vedi? Gun shop. Perfetto. Direi di proseguire. Magari evitare che questi qui ci prendano. E noi passiamo dalle fogne da lì sul 2. Invece qua abbiamo fatto sta roba così. Aspetta un attimo. Ma è chiuso? Cosa ti dice? Ah, c'è un lucchetto. Ci vuole tipo una chiave, una roba. Possiamo entrare nel negozio di armi? Sì, che questo è rimasto praticamente identico. Allora, intanto esplosivo B. Possiamo craftarci un paio di munizioni. Allora, potevamo fare, penso meglio, canna lunga, fucile a pompa. Ah, guardalo lì. È diventato due slot, però ha 6 colpi adesso. Esplosivo A. Quindi possiamo già combinarle e fare dei colpi incendiari, che ricarichiamo per evitare pure... Qualche slot. Munizioni per pistola, che li prendiamo. C'è ancora qualcosa. Polvere da sparo. C'è ancora qualcosa. Guarda che non abbiamo 1000 slot. Anche se possiamo combinare volendo questi e fare colpi pompa, penso sia la scelta più giusta. Non muoverti, cazzo. Ah, di nuovo lui. Ma sei vivo? Ah, sì, beh, più o meno. Scusa, quindi... non volevo spaventarti. Non so più cosa aspettarmi ormai. Ci credo. Senti, stiamo usando la metro per fuggire dalla città. Tu vieni? La metro? Beh, sembra un buon piano. Fuori avremo un bel da fare. Potresti esserci d'aiuto. Tutto ok? Sì, è solo che non è il momento, ecco. Senti, ho ancora roba da fare. Non preoccuparti per me, ok? Attento. Sei il mio armaiolo preferito. Smettila. Non fare cazzate. Quella è la tua specialità, Jill.
Attenta anche tu. Quindi Resident Evil 3 è ambientato... Se devi andare alla stazione della metro, usa il vicolo a fianco al negozio, ok? Sì, sì, vabbè, l'avevamo visto. L'ho vista pure la chiave. Raga, Resident Evil 3 quindi è ambientato prima delle vicende in Resident Evil 2, che abbiamo visto lui che poi c'era sua figlia malata con Ada. E avevamo trovato infatti su Resident Evil 3 la nota di Jill. Ma è fantastica sta roba, raga, queste cose mi piacciono un botto. Ma... Allora, posiamo il lanciagranate perché non penso per adesso ne abbiamo bisogno. Posiamo le piante verdi e ci riprendiamo la pistolozza nostra. Abbiamo il grimaldello, abbiamo i colpi pompa. Direi che siamo a posto, ma siamo a posto per il prossimo episodio, perché noi ci salutiamo. Alla prossima, belle mie.